Amici miei, buongiornissimo. Oggi sono qua con cassetta e BCS740 perché ti vado a spiegare tutta la manutenzione che bisogna farli per riniziare la stagione 2023. Diciamo che se compri un motocoltivatore del genere, quindi un motocoltivatore classificato come trattore a due ruote, lo usi durante tutte e quattro le stagioni, per le trinciature, per le fresature, per il trasporto, cioè è un trattore con due ruote alla fine. Lo usi veramente per tutto, quindi la manutenzione comunque è una manutenzione che devi fare sempre. Però diciamo che adesso, quando inizia la stagione, forse devi fargli qualche manutenzione in più. Magari cambio dell'olio, motore, trasmissione, sistemazione magari del filtro, quindi pulirlo per bene, cambiare le candele, sistemare le ruote, controllare i bulloni, tutte queste cose varie qua. Sono tutte operazioni che devi fare all'incirca dopo 150-200 ore di lavoro. Io ho cambiato l'olio motore all'incirca 150 ore, invece trasmissione lo devi cambiare un po' più spesso, perché dopo ti vado a spiegare il perché. E fare la manutenzione è fondamentale, perché è la vita e la salute del motore e di tutta la macchina in sé. E ti dico, io sto facendo tutte le manutenzioni come è scritto nel manuale di uso e manutenzione e la macchina è impeccabile. Se la lavo un po' bene, perché adesso diciamo è perfetta, ha magari qualche chiazza dell'acqua che si è asciugata male, ma se la lavo veramente bene io potrei venderla come nuova, perché non ha un graffio, non ha un difetto, ha soltanto qualche ora di lavoro. Per fare tutta la manutenzione del caso ti servono poche chiavi alla fine. E oltre le chiavi mi sono procurato anche una candela nuova, perché la andiamo a cambiare una volta a stagione, devi cambiarla anche se funziona, ma cambiala e cambia tutto, perché magari è sporca, si è consumata, tante cose varie. Allora, io direi proprio di partire dalla candela, quindi cricchetto con una chiave da 21 e andiamo a smontare e rimontare la candela nuova. Eccola qua, questa qua è la candela nuova, a bruciare benzina, a fare scintille e a macinare ore su ore. Quella che ho su sul BCS è quella di fabbrica, ha fatto una stagione, quindi è ora di cambiarla. Tolgo la pipetta, state attenti che se il motore è caldo vi scottate. Andiamo ad inserirla, mettiamo il cricchetto dalla parte giusta ed eccola qua. Diciamo che come ogni volta gli ingegneri mettono le cose da togliere, da sostituire e da sistemare incastrate in modo che proprio dovete dannare per toglierle. Questo qua è proprio un difetto che hanno tutti, cioè è una cosa incredibile. Ed eccola qua, questa qua è una candela che ha lavorato tanto, però se tu guardi è messa veramente bene. Questa candela qua, a meno che non sia bruciata, la potete tenere e nel caso in cui si bruciasse ne avete sempre uno di scorta che funziona. Quindi vi conviene tenervene sempre uno in modo che potete lavorare sempre. Vado a montare la candela nuova, vi consiglio di puntarla prima manualmente in modo che centrate il filetto giusto e dopo andate col cricchetto oppure con una chiave da candele a fissare il tutto. E dopodiché con un cricchetto prendete e andate a stringere il tutto. Candela montata, pipetta collegata alla candela, ora tiriamo l'aria e proviamo ad accendere il tutto e vedere se questa candela qua funziona o non funziona, perché mi è capitato che era già bruciata di fabbrica, non funzionava proprio, non con il BCS ma con un'altra macchina. L'aria non serviva, va bene, però il motocoltivatore va bene, vuol dire che la candela è pronta a lavorare, a fare ore su ore su ore, a fresare, a trinciare, a fare di tutto. Cambiata la candela andiamo a controllare il livello dell'olio motore e soprattutto andiamo a sostituire. Quando si va a sostituire l'olio? Beh, è scritto tutto sul manuale di uso e manutenzione. Io lo vado a cambiare più o meno una volta a stagione. In questo caso ho utilizzato il motocoltivatore all'incirca 150 ore, mettiamo, e sono andato a cambiarlo. Se dovessi fare una stagione dove il lavoro è molto di più, potrebbe essere che a metà stagione lo vado a cambiare, quindi non so, verso giugno cambio l'olio e dopo si continua a lavorare. Perché questo? Perché un olio nuovo permette di aumentare la lubrificazione, prima cosa, e soprattutto la vita del motore, quindi cambiatelo, spendete quei 20 euro di olio perché vi salvano il motore, che il motore costa ben di più. Per rimuovere l'olio motore dovete togliere il paraurti nero, che si toglie tramite
queste vite qua, 1 e 2. Dopodiché vedi questo dado qua che sto indicando adesso, lo vai a togliere e l'olio uscirà tutto. Invece per andare a riempire utilizziamo questi ingressi qua, quindi 1 e 1 e 2. Eccolo qua, quello nero. Diciamo che è indifferente, in quello grigio c'è la stina per misurare, in quello nero si riempie. Io ho riempito un po' di olio di qua e un po' di là, tanto alla fine dopo va a livello perché è una camera sola. Volendo puoi togliere l'olio anche di qua, vedi? C'è il dado. È veramente molto semplice, operazione proprio di 10-10 minuti. E se mi segui su Instagram ho fatto una storia mentre lo cambiavo e avete potuto vedere com'era ridotto, cioè qualcosa di incredibile. Forse, no, quello del diesel lo batte, perché l'olio del diesel dopo 100 ore o anche più è non nero, dopo un nero, cioè proprio una cosa incredibile. Restando sempre in tema olio, andiamo a controllare l'olio della trasmissione. Allora, tolgo un attimo qua il coperchio in modo da essere più agevole. C'è questo tappino qua, lo andiamo a rimuovere e andiamo a controllare il livello dell'olio. Questo qua è un olio che all'incirca una ventina di ore, come puoi vedere è perfettamente trasparente, bellissimo. Questo qua è un olio che comunque lavorerà ancora un po' di ore. Però devi stare attento a una cosa, perché non è finita qua sulla trasmissione. Infatti BCS ha un suo brevetto, cioè il PowerSafe. PowerSafe è una sorta di seconda frizione idraulica. Questa seconda frizione idraulica ha bisogno di un filtro dell'olio che va a filtrare tutto l'olio che va in circolo. Si trova dall'altra parte, quindi ci spostiamo e te lo faccio vedere. Questo filtro qua deve essere cambiato ogni 30 ore. Io lo cambio all'incirca ogni 30-40 ore, perché comunque 30 ore sono facili da fare. E se cambi l'olio regolarmente il filtro è pulitissimo. Il filtro che ti dicevo è proprio questo qua che sto indicando in questo momento, il filtro bianco. Il filtro bianco è un filtro che trovi in tutte le concessionarie, oppure scrivi alla MAM, li conoscerei di sicuro, dove hai lo sconto su tutti i motocoltivatori, su tutti i loro prodotti, anche sui ricambi. Scrivi a loro, ti procurano il filtro, ti arriva a casa tipo in 24-48 ore, forse anche meno, e lo vai a montare. Come funziona il tutto? Beh, togli il filtro, togli il tappo dell'olio in modo che esca tutto l'olio, dopo rimetti il filtro nuovo, ovviamente il filtro non si riutilizza, si butta via, e ci stanno all'incirca 2,5 kg di olio nuovo. L'olio che ho messo all'interno della trasmissione, come scritto nel libretto di uso e manutenzione, è un 80-90. Considera che questa qua è un'operazione che vai a fare veramente spesso nella stagione. Quindi fornisciti di tanto olio per la trasmissione e soprattutto di tanti filtri. E ti posso assicurare che la frizione idraulica è la cosa più bella che ci sia. Sicurezza e comfort all'estremis. Dopo che hai provato il BCS con il PowerSafe non vuoi più tornare indietro alla vecchia frizione. Perché è qualcosa di incredibile. BCS, qua ti devo fare i miei complimenti perché è veramente fenomenale. Questa qua è un'operazione che potresti fare o non fare, dipende da che motore monta il tuo BCS e soprattutto che tipologia di filtro ha il tuo motore, perché ad esempio l'Honda GX390 motore a benzina può montare un filtro a bagno d'olio oppure un filtro classico, quelli a rete, quelli in carta, in spugna, eccetera eccetera. In questo caso qua è un filtro a bagno d'olio. Un filtro a bagno d'olio cos'è? Beh, c'è sopra una retina, è un filtro metallico e che diciamo va a sgrossare un po' tutta la parte principale, e dopo c'è una vasca, è una vaschetta con dell'olio, vedi che c'è tipo del marroncino, ci va proprio un dito, qua c'è un segno dove ho il mio dito, di olio, olio motore, se non sbaglio è un 10-40, e ti permette di tenere sotto controllo sempre la pulizia del filtro. Perché cosa succede con i filtri, quelli a rete, quelli in carta? Che quando noi li andiamo a soffiare potrebbe essere che dello sporco rimane. Invece in questo caso qua io prendo, vado a cambiare l'olio che è sporco, che è magari pieno di polvere e di altre cose, lo prendo, lo butto via, non per terra, dentro una tanica, dopo si va a smaltire, e metto olio nuovo ed è pronto a lavorare subito. Più o meno l'olio lo vado a cambiare ogni 8-10 ore, dopo dipende anche da lavorazione a lavorazione. Se vado a trinciare, trincio 2-3 ore, bisogna cambiarlo perché è pieno di polvere, soprattutto se lavori in estate.
In inverno, diciamo, magari puoi aggiungere qualche ora di lavoro. Quindi, se ti devi prendere un motocoltivatore con motore benzina o diesel, io ti consiglio il filtro a bagno d'olio, perché è veramente, veramente buono. Non ho mai avuto problemi di polvere che entra dentro il motore di qua di là. Lo possiedo anche sul motore a diesel, un Lombardini, il filtro a bagno d'olio, e anche là mi trovo benissimo. La parte della PTO è proprio questa qua, lì dentro c'è l'albero cardanico che si va a collegare all'attrezzo, alla fresa, alla trincia e cose varie. Invece questo qua è l'attacco, dove si va a collegare tutto. Questo qua è l'attacco rapido, come ti dicevo, perché altrimenti quando tu compri la macchina ti viene fornito senza. Diciamo che questo qua è un optional che devi prendere a parte. La parte da ingrassare, che ti dicevo, ora te la faccio vedere togliendoti l'attacco rapido e cercando di non perdere bulloni e rondelle soprattutto. Ed eccola qua, ora sfilandola, voilà. Questa qua è la parte dell'attacco rapido, quindi è proprio una parte in più che si va a collegare al motocoltivatore. E questo qua è l'albero cardanico, vedi, ha veramente poco grasso, dopo una stagione è normale. Ora vado a prendere un pennello, lo ingrasso per bene. Ingrassiamo anche i prigionieri in modo che non fanno ruggine, anche se sono trattati, e dopo andiamo a rimontare il tutto. La scelta di BCS di fare un attacco rapido che è un optional è stata una genialata. Perché questo? Perché potrebbe essere che togliendo e mettendo l'attrezzo, oppure perché succede qualcosa, si potrebbe rompere tutta la struttura. Quindi se si rompe andiamo a cambiare solo un piccolo pezzo, non pezzi enormi. E anche se si rompono questi prigionieri qua, semplicissimo, mettiamo dado contro dado e si va a togliere il tutto e rimettiamo i due prigionieri nuovamente. Quindi è stata studiata benissimo questa cosa qua. È vero che comunque è una spesa in più, perché questo aggeggino qua costa un centinaio di euro, ma sono 100 euro che ti dico spendili tutti, perché sennò è veramente un casino montare il tutto, perché è scomodo attaccare qua l'attrezzo direttamente, è veramente scomodo. Qua ci metti 2 secondi. Dopo, se usi solo la fresa tutto l'anno e non hai nessun altro attrezzo, questo non ti serve. Ma se cominci ad avere 2-3 attrezzi, questo qua comincia a servirti. Un'altra cosa che controllo è proprio prendere l'albero cardanico e muoverlo per vedere che non ci siano giochi sui cuscinetti. Se ci sono giochi vuol dire che avete fatto danni, quindi state attenti. Cioè proprio controllate, prendete con la mano, vedete se si sposta, se sentite che si sposta leggermente, avete fatto danni. Sì, mi spiace dirlo, ma là bisogna portarlo in officina a sistemare. Ho appena finito di ingrassare il tutto, vado a rimettere su i dadi con le sue rondelle e dopo siamo a posto. Anzi no, c'è un altro lavoretto da fare. Ho una chiave in mano, una chiave che mi serviva per attaccare l'attacco rapido, ma mi serve anche per andare a vedere se tutti i bulloni e i dadi sono fissati. Questa cosa qua è veramente fondamentale. Sì, sono al contrario. Perché è fondamentale? Perché se qualche bullone si è mollato, o lo potete perdere, oppure potete magari rompere qualcosa. Quindi controllate il tutto. Bene, questi sono a posto. Ora vado a controllare quelli delle ruote e i vari dadi che ci sono in giro, in modo che vediamo se si è allentato qualcosa. Tolgo la chiave da 21. No, questo mi serve. E metto una chiave da 17 e andiamo a vedere se le zavorre e le ruote sono fissate per bene. Questa è proprio un'operazione da 2 secondi, metti la chiave e vedi se è fissato il tutto, destra e sinistra, e vediamo che sia fissato per bene tutto. Un'altra cosa che vado a controllare è la pressione dei pneumatici. La pressione dei pneumatici sul motocoltivatore è importante come sulle macchine. Perché? Perché se sono troppo sgonfi, quando noi magari ingraniamo la marcia e molliamo la frizione e la macchina parte, potrebbe essere che il copertone, la camera d'aria girano all'interno e quindi si va a tagliare la valvola. Mi è capitato 3 volte nel giro di un anno, non con questo motocoltivatore qua ma con l'altro, e costano le camere d'aria, perché tipo costano 30-40 euro. Non ti dico altro. Chiudiamo la cassetta dei ferri qua. Questa qua è proprio nuova. Serviva, ragazzi. Perché quando cominci ad avere macchine di qua di là, devi fare le manutenzioni, smontare, rimontare, la serra da montare, le chiavi buone iniziano a servire. Dopo, se la usa che vuole
mandarmi un po' di chiavi o magari anche un carrello, quello completo, io accetto molto volentieri. Anzi, prendiamo un trattore e lo smontiamo con le chiavi della USEG. Io accetto volentieri. Spero di averti elencato il tutto sulle cose da sistemare. Diciamo che la manutenzione è veramente semplicissima. Se segui il video passo per passo e ti vai a leggere anche tutto il manuale di uso e manutenzione, che non è fatto per sprecare carta, la macchina ti dura una vita. E cambia l'olio motore tante volte e anche l'olio trasmissione e il filtro, che sono le cose più importanti del BCS 740, ma anche di tutti gli altri motocoltivatori. Mucche che stanno facendo cose. Le sentite? O forse no? Sì, c'è una stalla di là. Noi ci vediamo ad un nuovissimo video, che tra poco ne arrivano delle belle, e ciao a tutti.